È il momento di cambiare, sì! In Messico, in relax. Io stavo leggendo il nostro libro La mia vita da sirena delle Las Lunas, noi due. Una storia bellissima da non perdere. Sull'amicizia. Sì, ma succedono tantissime cose che non posso svelare, ma c'è una bulla qui dentro. Comunque, la trovate in libreria. E tu, Sophie, cosa stai facendo? Beh, io sto decorando il mio diario segreto. Ah, vediamo? No! Sono cose private. Ah, ci sono i segreti qui. Va bene, allora, prima di continuare il nostro relax, salutiamo voi, Estrellitas, che ci guardate da casa. Hola, Estrellitas! Io sono Sophie e lei è Moni. E insieme siamo la... Luna! Dai, Sophie, fammi vedere che cosa c'è sul diario, tanto sono tua mamma. Dai! Ma dai, non starei mica ancora pensando al Maranza. Mamma, sono fatti miei, ok? Va bene, che sarà mai? Addirittura andarsene, Estrellitas, ma non vi sembra che stiamo qua un po' esagerando? Comunque, è successo che Sophie si è innamorata del Maranza. Vi lascio qui il video. E poi è successo che è scappata col Maranza. Vi lascio qui il video da vedere. Così potrete dirmi chi delle due ha ragione. Comunque io ho chiesto scusa perché non avevo capito tutta questa storia dell'innamoramento. Però pensavo fosse acqua passata, ma evidentemente non è così. Ma... Bene, Estrellitas, preferisco star da sola in privacy, io e il mio diario segreto, beh anche voi. Il mio diario segreto, quello che c'ho scritto sopra, ve lo posso far vedere, dai. Ho scritto Brandon il Maranza. Beh sì, ho preso una cotta per lui. Beh, comunque, mamma Moni, la di già un po' capito se anche io non gliel'ho detto. Comunque, mamma Moni mi aveva proibito di stare con Brandon, o meglio come lo chiama lei, il Maranza. Ma dopo ha capito di aver sbagliato e allora abbiamo fatto pace e mi ha detto che lo potevo sentire per via telefono. Beh, adesso lo chiamo. Beh, forse chiamarlo è un po' troppo. Non vorrei che pensasse che io sono appiccicosa. Beh, in effetti lo sono. Fa un caldo mortale. Beh, avete capito quello che intendo, no? Non vorrei che pensasse che io fossi troppo innamorata di lui. Quindi gli scriverò. Allora... Ma qui c'è troppa gente. È meglio che me ne vado in un'altra parte. Ok, bene, adesso sono fuori da occhi che mi guardano. Ok. Allora che cosa gli scrivo? Gli scriverò: Ciao Brandon, come stai? Ha risposto! Ciao Estrellitas! La mia vita da sirena! Direttamente in libreria oppure puoi preordinarlo su Amazon. Link in descrizione. Besitos! Ma è passato un bel po' di tempo, Estrellitas! Dov'è finita Sophie, lei e la sua privacy?
Forse è il caso che vada a cercarla. Andiamo a vedere cosa combina. Dice che è contento di sentirmi. Sophie, che non torna a casa, non riesco a capire dove sia finita e soprattutto che cosa stia facendo. Sono un po' preoccupata perché dopo l'ultima volta, l'ultima litigata che abbiamo fatto per Brandon il Maranza, non vorrei che ci sia qualcosa sotto anche questa volta. Io capisco che Sophie stia crescendo, però anche noi mamme dobbiamo sapere le cose per aiutarvi, sennò come facciamo a aiutarvi? Per favore, lasciatemi un like, sono troppo preoccupata. Spero che Sophie arrivi presto a casa e mi dica che cosa sta succedendo. Guardate, mi ha scritto qualcosa di strano. Leggiamo. Sophie, tu mi piaci, ma sei un po' troppo un confettino rosa. Ma che cosa vuol dire? Ah, forse vuol dire che mi vesto troppo da rosa? In che senso? L'ho inviato, vediamo che cosa risponde. Ha risposto! Dovresti vestirti un po' più cool. E Stritas, voi sapete che cosa vuol dire cool? Se sì, scrivetelo qua sotto nei commenti. Comunque io lo so. Vuol dire un po' più alla moda. Dovresti cambiare per me. Stritas, dovrei veramente cambiare per lui? Cioè, farmi vestiti e anche a me un po' più cool? Lasciatemi un like di incoraggiamento, non so che cosa rispondere. Beh, lui mi ama e anch'io, quindi dovrei fare una cosa per lui. Ok, lo faccio. Ok, va bene. Gliel'ho mandato? È il momento di cambiare, sì! Adesso è passato troppo tempo però. Ma dov'è Sophie? Vado a cercarla. Spero che non sia successo niente di grave come l'altra volta. Ma dov'è Sophie? Dov'è? Eccola là! La vedo in lontananza! In spiaggia si è andata a nascondere, ma adesso mi sente, eh! Eccoti! Innanzitutto io sono tua madre, che zia è zia? Che boomer, bella zia un saluto. E comunque questo è il mio nuovo look. Spacca, no? Spacca, ti spacco io a te, ma che look schifoso ti sei fatta? Ma chi è che ti ha messo in testa queste idee? Dimmi un po' che eri una ragazzina così, così carina, a modo, e adesso mi sembri... Mi sembri una maranza! E beh, non c'è nulla di male a essere una maranza. E comunque mi sono fidanzata con Brandon, il maranza, lo conosci, no? Lo sapevo!
che c'era lo zampino del Maranza, quel Brandon. Ah no, signorina, tu adesso vai subito a cambiarti, perché così assolutamente no. Estreitas, scrivete qui sotto nei commenti se secondo voi Sophie si deve cambiare oppure no, perché a me non piaci per niente. Ma non devo piacere a te, bella zia. Devo piacere al mio fidanza, il Maranza. Oh, mi sento male. Allora, prima Sophie si innamora, poi scappa via con lui e poi, per ultimo, diventa una Maranza. No, no, questo è troppo. Estreitas, aiutatemi voi, datemi la vostra forza, iscrivetevi e cliccate la campanella e dite a Sophie che così non va bene, non ci siamo per niente. Oh, allora Sophie, ascoltami bene, tu non so che cosa è successo, forse il Maranza ti ha messo in testa delle idee strane e quindi adesso non stai ragionando, ma sei conciata in un modo assurdo. Per favore, ritorna in te, ok? Tu non mi comandi, bella zia, io voglio essere Maranza per il mio Maranza, io! Ci sediamo e parliamo, per favore, sono sempre tua madre. Va bene, bella zia, cosa mi vuoi dire? Sentiamo, io. Allora, Sophie, lo sai che io ti voglio bene e che ti do i consigli giusti. Allora, Sophie, io capisco che tu stia facendo tutto questo per il Maranza, perché sei diventata una Maranza, giusto? È per lui che lo stai facendo? Certo, bella zia. Ecco, lo sapevo. Vi prego, Estreitas, lasciatemi un mi piace come supporto morale sia per me che per Sophie. Io ti ho dato il permesso di sentirlo, di parlargli, di stare con lui. È vero o non è vero che io ho capito i suoi sentimenti? Io, sì. Ok. Quindi mi sembra che io ti sono venuta incontro, sto capendo le tue esigenze, capisco che anche voi bambini, ragazzini, abbiate il vostro cuoricino, i vostri sentimenti, giusto? Però, ascolta, dalla poca esperienza che ho io, ti posso dire, se tu cerchi di cambiare per lui, non è una cosa giusta. Questa idea che tu hai avuto di cambiare look per lui non mi sembra una buona idea così di punto in bianco, che ne dici? Ma non è stata una mia idea, me l'ha chiesto lui, bella zia. Oh, che cosa? Cioè, mi stai dicendo che lui ti ha chiesto di cambiare? Certo. Ma no, Sophie, non funziona così in amore. In amore bisogna accettare l'altro per la persona che è, per il carattere che ha. Quanto tempo pensi di durare così? Se non è stata una tua idea, non devi fare le cose solo perché te le chiedono gli altri. Magari una tua migliore amica ti chiede di fare una cosa e tu la fai, anche se non ne hai voglia. Un fidanzato ti chiede di cambiare addirittura look, magari anche la personalità. Guarda come sei diventata maleducata. Solo per lui chiamare tua mamma bella zia? Ma non ti rendi conto? Cerca di capire, Sophie, svegliati da questo trance, aiutatemi a svegliarla. Adesso io conterò fino a tre, spero che tu ti svegli. Uno, due, tre. Sophie? Hai ragione. Oh, cioè? Non devo cambiare per piacere a lui oppure solo agli altri. Ma mi devono amare per quello che io sono.
Esatto, vedo che hai capito. Tu non devi cambiare per gli altri. Devi essere te stessa sempre. Ricordatevi, anche voi, Estrellita. Comunque, come ti sei conciata, Sofì? Ma questo buco al naso e poi il tatuaggio. Ah, anche qua, eh? Un altro tatuaggio. Oh, mamma, spero che siano cose che vengono via. Dimmi allora, di tranquilla, sì. I tatuaggi, sì, che vengono via. Ah, meno male. E beh, anche questo, però me lo farò togliere. Sofì, ti voglio bene. Tu mi vuoi bene? Ma certo, mamma. Però voglio bene anche alle Estrellitas. Tutto è bene quel che finisce bene. E mi raccomando, voi non cercate di cambiare per gli altri. Siate sempre voi stessi per tutta la vita. Certo, migliorare va bene, ma non bisogna essere chi non si è. Infatti. Seguite il vostro cuore. E allora io direi che adesso ci andiamo a cambiare e vi mandiamo tantissimi besitos maranzosi. Ciao, ci vediamo al prossimo video. E io no, anzi no, buttiamolo via.